Bene, eccoli qua di nuovo. Ai, ai, ai. Cioè, fino al 31 ci siamo, poi io non lo so, vedete qua quante famiglie ci sono, quanti padri di famiglia, ma anche mamme che sono qui di nuovo come ultima chance, e credo che anche Madonna della Catena, che ha chiamato proprio ieri, è vero, delegata di produzione, volevi leggere qualcosa, mi sembra, sentiamo la voce. Sì, volevo leggere. Puoi alzare un attimo il ritorno? Sì, grazie. Un attimo solo. Grazie. Così va bene? Va bene così, grazie. Perfetto. Allora, me l'hanno dato adesso i lavoratori dell'ex Standa. Bene, prego. Abbiamo ricevuto una comunicazione dalla FISASC CISL Segreteria Regionale Calabria, datata 28 aprile 2012, con la quale viene comunicato alla nostra società che in occasione di un incontro avvenuto presso la prefettura di Catanzaro il 27 aprile 2012, la società Ribazzurra avrebbe dichiarato che nulla deve ai lavoratori per il periodo pregresso sino alla data di retrocessione del contratto di affitto dei rami di azienda, retrocessione avvenuta con effetto dal 20 febbraio 2012. La nostra società ha sempre posto in essere un comportamento improntato ai principi di concretezza e buona fede in relazione alla restituzione dei rami di azienda alla società Ribazzurra. Pertanto, come già a volte evidenziato alle parti sindacali, la nostra società ribadisce di aver definito ogni aspetto, anche quello afferente a quanto dovuto ai lavoratori occupati presso i punti vendita in forza al momento della restituzione dei rami di azienda a Ribazzurra, sino alla data della retrocessione. Con Ribazzurra, all'atto della retrocessione, sto sostenendo ed adempiendo integralmente agli oneri assunti e ricevendo dalla stessa Ribazzurra corrispondente manleva. La presente viene altresì indirizzata al signor prefetto di Catanzaro per opportuna conoscenza. Distinti saluti, Villa. E allora? Chi parla? Buon pomeriggio, sono Antonella. Buon pomeriggio, però se non alza il tono capisco che... Buon pomeriggio, che, no, si credo sente? Che non vuole mangiare quello che mangia il signor Isellia, no, con la signora... Sono lì. Antonella Condina, a ecco, tutt'oggi Antonella. Posso finalmente dire ex dipendente Ribazzurra. Può dire adesso? Sì, perché il 15 maggio è arrivato il licenziamento, abbiamo finito l'11 maggio esattamente il procedimento di licenziamento collettivo, per cui tutte le 79 persone, tutte le 79 famiglie sono state licenziate interamente. Quindi a tutt'oggi posso dire ex dipendente Ribazzurra. Quello che è stato letto è stato un ulteriore comunicato fatto da Billa, che è sempre l'azienda madre, dove ancora conferma, proprio prima dell'11 maggio, dove ci siamo recati a Reggio alla tripartita, ancora conferma che le nostre aspettanze, tutto ciò che riguarda il passaggio da Standa a Ribazzurra, è stato interamente saldato, ricevendo da Ribazzurra stesso una malleva, ossia nessun niente a pretendere più da Billa. Billa cioè, ha chiuso la tutti i conti che... nostri, Billa... Ribazzurra l'ha lasciata a Billa, sì, nel senso che lasciando a Billa la malleva dove dice Billa tu non mi devi più nulla perché hai saldato, quello è il succo. Chi l'ha detto questo? La malleva che è stata rilasciata da Ribazzurra sul documento che ha riportato Billa scritto. Ora, siete licenziati ufficialmente in cassa integrazione? No, infatti, no. Questa è la beffa. Perché ancora altre... Cioè, ma altre... la buona uscita? Non no, abbiamo avuto è congelata tesoro. Presso l'INPS. Niente. Al fondo tesoreria, lì no. Allora, adesso volevate il licenziamento, Ribazzurra, via licenziati. Esatto. Cioè, ha fatto quello che doveva fare? Ha fatto quello che doveva fare. Quello che avevate richiesto? Sì. Perfetto? O no, non è così? Sì, quello sicuramente, almeno perfetto. Abbiamo adesso messo un punto, no? Il passaggio era cassa integrazione. No, praticamente noi adesso siamo esclusivamente iscritti alla lista di disoccupazione. Ah. Perché nei mesi che noi siamo state le dipendenze di Ribazzurra, ossia dal 20, quei mesi? Ecco, appunto, ossia dal 20 febbraio fino all'11 maggio praticamente, l'azienda non ha versato contributi, in quanto dice che non è obbligata a farlo. È così? Così sembra, nel senso che se così dice. Così dice, poi ovviamente... Perché dire così? Io riferisco a quello che viene detto. Non tocca a noi stabilirlo, è le autorità dell'INPS. Di certo è che noi dal 20 febbraio non siamo stati licenziati, abbiamo subito solo una cessione, diremo, d'azienda. Sì, ma adesso voi siete ritornati qua. Perfetto. Perché? Perché praticamente noi vorremmo sensibilizzare... A chi adesso?
o Scopelliti, il prefetto, chiunque sia, per aumentare... Da Sergio Abramo. Stamattina siamo stati al comune da Sergio Abramo e niente, ci ha ricevuto Sergio Abramo, la massima disponibilità Lino ci ha dato e ci diceva che si mette in moto per chiamare le autorità competenti, perché possano erogarci il discorso della disoccupazione con urgenza. Cioè anche i mesi perché... in sospeso, quanti sono adesso che siete fermi? Siamo arrivati quasi 10 mesi. Un altro poco facciamo l'anno. 10 mesi. Sì. Come avete fatto in questi 10 mesi? Non sappiamo, vabbè, l'avete già detto certo. Più volte, famiglie, certo. Parenti, c'è chi non può bussare più nessun posto, c'è chi parenti che non rispondono più neanche al telefono, certo. E c'è Francesco, Iuriti, non ti risponde nessuno. Certo. Adesso sto scherzando, ma è normale, proprio per far capire qual è l'esasperazione del problema. Certo. E adesso, in pratica, il sindaco cosa vi ha detto? No, il sindaco ha chiamato all'INPS per sollecitare la direzione generale qua di Catanzaro per poter sollecitare le pratiche nostre, però il problema è che al momento che l'INPS riceverà le nostre pratiche automaticamente verranno rigettate perché non abbiamo questi contributi, cioè versati da Riva Azzurra questi mesi. Giustamente non che non ce la daranno, però questa l'INPS la trasmetterà alla direzione generale. La direzione generale vedrà i casi, quindi noi ancora continueremo a non avere nulla, non percepire nessuna cosa. Il TFR è congelato presso la tesoreria dell'INPS. La buona uscita, sì. Quanti, chi, gli anni di servizio, chi 10, chi 15, sì. C'è chi non, dipende se non l'avete richiesta prima. Nessuno ha richiesto... Noi avanziamo 5 anni. Il microfono non si sente, se non parlate col microfono, vai. L'uscita che ci è dal 2007 ad oggi, non sono 10 anni perché... gli ultimi 5 anni. Gli ultimi 5 anni, certo. Beh, e adesso in pratica bisogna intervenire con l'INPS. Con l'INPS, e il sindaco cosa vi ha garantito? Il sindaco ha garantito che lui ci sta vicino, la sua porta è sempre aperta. Ci ha detto che possiamo andare quando... Pure la mia porta è sempre aperta. Sì, lo so, Lino. Tutte le porte sono aperte, però abbiamo il portone chiuso, Lino. Cioè la porta più importante è chiusa. Sì, no, ce l'abbiamo chiusa per le nostre famiglie. Non sappiamo che cosa fare. La cosa grave, dottor Polimeni, che sembra che la legge sia permissiva nei confronti di alcuni soprusi. Cioè, in pratica, le spiego, un dipendente che ha lavorato per 20 anni in un supermercato oggi si trova ad avere solo, esclusivamente, forse, speriamo, 8 mesi di disoccupazione e poi a casa. E permette a chi aprirà i punti vendita, almeno così sembra, di riassumere gente nuova senza tenere in considerazione perché comunque i dipendenti già con formazione, contatti a progetto. E ho capito, e le persone che hanno lavorato 20 anni prima? No, ma il punto è la telefonata, sì, chi è? Il sindaco? Pronto? Pronto? Sì, chi è? Scusa. Buonasera, salve, sono la signora Lucia Mungo, moglie di Garofalo Rosario, e dipendente di Vazzurra. Lo so, Signora, vuole dire qualcosa perché ho interrotto? Certo che voglio dire qualcosa. Sono intervenuta oggi in questa trasmissione perché non se ne può veramente più. Dire che abbiamo toccato il fondo è veramente una chimera. Stiamo vivendo una dura realtà grazie alla sensibilità del signor Franco Russo, e me ne prendo la responsabilità di quello che dico, per il quale non ci sono veramente epiteti per poterlo definire. La vigliaccata che lui sta compiendo sui lavoratori e sulle famiglie. Ma perché la vigliaccata? Scusi un attimo, scusi, scusi, sempre diritto di replica per la famiglia Russo, sempre certo, a disposizione. Se si spazi che io ho dato ai signori sono per voi, questo è il diritto di replica. Perché lei dice questo di Franco Russo, scusi? Perché abbiamo dei precedenti con il signor Franco Russo. Sì, però mi sembra che l'ultima situazione che cercavate il licenziamento e l'hanno... Vabbè, ma non è solo un problema. Sì, non è solo questo. Non è solo quello, è un insieme di cose, perché se lui avesse dato subito quello che ci stava di diritto, tutte queste famiglie a quest'ora non erano in queste condizioni e la sottoscritta non era fuori a lavorare, signor Polimeni, perché io sono fuori. A Firenze per mantenere la mia famiglia a lavorare. Ah, tua moglie? Okay. Lei è a Firenze? Io sono a Firenze, sì. Quindi ci sta seguendo? Sì, per pagare mutuo, per pagare finanziarie. Ci sta seguendo attraverso internet? Sì, attraverso internet, sì, ecco, perché non è possibile. Abbiamo ecco, un attimo, inquadrami il marito, gli faccio vedere il suo marito, facciamo grazie. Una carambata, quantomeno. Ecco, ti sei commosso? Perché sì, sei, sono emozionato. Dì, ciao amore. Ciao. Senza amore? No. Senza dopo. Amore, va bene.
Signora, il punto è che la cosa allucinante in tutto questo, lo dico e lo so perché è commosso, è dividere la famiglia, dividere lei. Appunto, la moglie dalla parte, famiglia, perché la moglie dalla parte, il marito dall'altra. Però si dice sempre che il lavoro è dove c'è, cioè, la casa è dove c'è il lavoro. Dove c'è il lavoro. Questa è la storia. Se poi tua moglie fa da battistrada e riuscirà a capire se ci sono le occasioni anche per te, vai a Firenze. Sì, sicuramente. Questo è il punto, perché poi qui voglio dire, a parte che siamo in Europa, dobbiamo vedere se siamo veramente in Europa. Ancora dobbiamo vedere se siamo dentro l'Italia, in questa regione che è sempre in crisi e che l'Istat dà dei dati veramente allucinanti sulla disoccupazione e sui problemi che ci sono. Io credo che la signora che Sacchia, cosa fa a Firenze, signora? Insegno. Ah, insegna. Brava. E quindi ha trovato anche la casa lì? In fitto, ovvio. Certo, sì, signora, ho capito. Se paga il mutuo giù, paga il mutuo giù, anche il fitto Certo. Senta, signora, non riesce a trovare qualcosa per suo marito? Secondo lei può venire la su... La situazione lavorativa in cui era... Ha chiesto, si è informata a Firenze... creare nulla. Si è informata a Firenze com'è la situazione del lavoro? Non è molto florida. Perché tu hai lavorato nell'ambito dei supermercati, cosa sei? Sei dietro il banco? Artista, cassiere. Ah, cassiere, tutto, sì. Fai di tutto. Vice, un po' tutto. Diciamo, quanti anni di servizio? 13. 13 anni. Beh, diciamo che è un bel curriculum, sì, diciamo, sì, legato sì. Storico, know-how, importante. Per sì, chi... sì, sì. Ecco, bisogna vedere poi sopra se hanno bisogno. Esatto. Ecco, dove fa la io ne approfitto, dove fa la spesa lei ha chiesto se hanno bisogno di personale, no? Ha voglia. Ha chiesto, sì, non c'è niente. Perché poi alla fine parti di qua, dove vai? Infatti. Se la situazione è peggio di qua. Questa è la domanda che molti si pongono. Signora, io ritengo che, io speravo che i Russo potessero alzare il telefono e fare una telefonata anche per capire... Non la faranno mai. Ma guardi, io ripeto, io ho un buon rapporto con tutti quanti, noi stiamo solo difendendo dei lavoratori, non c'è nulla di personale contro la famiglia Russo da parte mia, anche perché questa è una trasmissione che è aperta a tutti quanti. Quando vedi dove sta, dove c'è la sofferenza, è normale che tu affianchi chi è sofferente in questo momento ed è normale che poi ognuno tutela i propri diritti, è normale che anche l'imprenditore che ha i suoi problemi cerca di vedere qual è la soluzione migliore per lui. E quindi immedesimatevi nel rapporto dell'imprenditore e nel lavoratore. E poi qui bisogna vedere dove sta la verità proprio profondamente, qual è la necessità di questo abbandono dei supermercati, perché io ricordo i Fratelli Russo quando abbiamo fatto, mi ricordo negli anni passati, qualcuno si ricorda qui, quando a Vibo Valencia abbiamo fatto delle candy in camera nel centro grande supermercato a Vibo, al centro commerciale, non mi ricordo come si chiama. Cicale. Le Cicale. Avevamo visto una grande azienda, tutti disponibili, ma anche i lavoratori. Ecco, poi spesso capisci che il mondo cambia, molti supermercati si sono arricchiti, invece loro hanno pensato di mollare questo mondo. È strano però, dove c'è la roba da mangiare, dove la gente è obbligata a fare la spesa. Come mai? Secondo me diciamo l'impresa non ha puntato più sui supermercati. Secondo me hanno fiutato che era il periodo più adatto per mollare, per cedere, perché realmente abbiamo passato i 5 anni più, tremendi dal punto di vista della crisi. Ah, della crisi? Assolutamente sì. Il peggior periodo e questi 3 assolutamente. Anni? Assolutamente, è stato un periodo loro devastante. Loro avevano mollato prima? Il problema è nato proprio da qui, sì, 5 anni fa. Quindi avevano fiutato della crisi? Realmente, infatti, il problema... Non possiamo dare tutti i torti, si hanno fiutato però. No, avevano dato a Villa la possibilità di gestire. No, assolutamente no. Motivo... Però scusate, chiedo scusa, ma loro vi hanno fatto... tra virgolette sopravvivere ancora per 3 anni con Villa ex standard. 5 anni. Quindi vuol dire, aspetti, dottore, facciamo un attimo di chiarezza. Se lui avesse chiuso direttamente i supermercati 5 anni prima, voi cosa facevate? Ma non ne ho idea, probabilmente quello che stiamo facendo adesso. No, vuol dire, mandava tutti a casa se chiudeva i supermercati, no? Ci toccava la mobilità. Sì, mobilità, era una realtà differente. Probabilmente più 5 anni fa. Stiamo ragionando. Ma aspetti un attimo, i progetti di 5 anni fa erano ben diversi. Quando noi siamo subentrati in Europa 2000... Realmente Europa 2000 aveva dei progetti importanti. Veramente importanti, pensava ad essere leader in Calabria, poi voglio dire è finita nel baratro facendo finire anche noi, ahimè, facendoci passare dei momenti realmente di difficoltà, ma comunque ha cercato di limitare i danni chiedendo aiuto a Billa, che è la società garante, che è la società madre, la quale realmente si è messa non solo a disposizione, ha concretizzato il tutto. Quanto ci ha rimesso Billa?
Ma Billa, io ecco, in termini economici non mi esprimo, però comunque sì, io credo che ci abbiano rimesso un po' tutti. Ecco, domanda, Europa 2000 che è finita, domanda, Billa che ci ha rimesso che soldi. Io sono, attenzione, probabilmente forse gli unici... Solo Russo non ci ha rimesso, ecco, dice bravo, qualche dipendente. E comunque gli unici ad averci rimesso veramente sono tanto, probabilmente siamo proprio noi. Un attimo, adesso facciamo un ragionamento, ci immediatiamo la parte degli imprenditori. Sì. Un attimo, perché questa è una trasmissione aperta a tutti, si ragiona, perché sì, poi io non voglio offendere l'intelligenza di nessuno e neanche la vostra, però da casa ci sono gli imprenditori e dicono: fino a quando io imprenditore devo resistere per non fallire e per mantenere... Adesso ma non stiamo parlando di un'azienda in fallimento, dottore? Sì, un attimo, un momento per la pubblicità, pure il battito della pubblicità, un attimo. Allora, fatemi... Non voglio fare uno scontro tra lavoratori e imprenditori. Voglio sapere, diciamo che voi siete imprenditori, va bene? Sì, sì. E avete dei dipendenti, esatto, va bene? Sì, sì. Beh, allora, quanto deve investire? Cioè, un imprenditore che ha lavorato 30 anni, va bene? Ha lavorato ad alti livelli. Grazie alla signora da... Vuole dire qualcosa ancora, signora? Pronto, signora? Ok, chiudete la telefonata, grazie. Allora, una persona... Un imprenditore ha lavorato 30 anni, facciamo un imprenditore Giacomino, 30 anni, ha raccolto risorse, ha lavorato alla grande, ha rispettato i suoi dipendenti per 30 anni. A un certo punto questa impresa capisce che la situazione non è più è la lì. Stessa. Un attimo. Decide di cambiare percorso, o decide di vendere completamente e chiudere e dare ad altri, oppure di chiudere le attività e dire: voglio cambiare attività, non voglio fare più supermercati, voglio fare il costruttore, voglio fare un'altra cosa, oppure voglio chiudere le mie attività. Ma nessuno condanna questo. Domanda, un attimo. Deve consumare le risorse dei 30 anni che, grazie anche a voi, no, grazie al lavoro che avete fatto anche voi, per non fallire, o lo dobbiamo portare al fallimento l'imprenditore? No, ma basta solo che si può tranquillamente aggrappare gli ammortizzatori sociali che esistono proprio per... Quindi voi rimproverate il fatto che certo, non siete stati immediatamente, certo, c'è il passaggio dal licenziamento agli ammortizzatori sociali. Prima ancora usufruire quindi di una cassa integrazione. Per due anni questa cassa integrazione. E poi andando vedendo. Almeno e poi man mano dici reciproco. Mi organizzavo la vita. È un aiuto reciproco. Quindi voi rimproverate questo passaggio. Certo. Solo questo certo, passaggio. Certo, certo. Okay. Cioè lì no, non dopo, c'è stata chiarezza, non c'è stata correttezza un attimo, nel passaggio. Dopo la pubblicità ne riparliamo. Dopo, grazie. Ritorniamo in studio e ritorniamo anche perché ho ancora un blocco pubblicitario. Diciamo, avete fatto una forzatura. Sapete cosa hanno fatto? Si sono messi qui davanti al cancello e dice: se non ci fate entrare non facciamo passare nessuno. Sto scherzando. No. Sto scherzando, ma a parte lo scherzo, ma anche se venivate senza autorizzazioni avremmo fatto entrare lo stesso chi è in difficoltà, perché poi il disagio lo devi vivere sulla pelle per capirlo, capisci? Quindi per questo motivo. Allora, visto che rimangono 15 minuti perché è ancora un blocco pubblicitario, qui alla fine non possiamo ripetere le stesse cose perché c'è il problema, c'è il danno che è stato fatto. Il danno è stato fatto alle vostre famiglie e al di là anche al lavoro, a chi deve andare a lavorare e pensare che domani mattina si deve mettere di nuovo in discussione. E guardate i volti che ci sono, se il cameraman prende questi volti, guardate un attimo da quel signore con gli occhiali, voglio capire come questi signori a 45, a 50 anni dovranno mettersi in discussione a 40 anni, a 35, ad andare dove a chiedere lavoro. Guardate i volti di questa gente che ha lavorato per tanti anni, ha lavorato con serietà, cioè poi questi non è che chiedono niente, hanno dato alle aziende, hanno lavorato. Sono stati pagati male perché sono quelli che lavorano nei supermercati, sapete che sono quelli meno pagati, cioè in Italia e in Calabria d'Europa, così mi dava questo dato, anzi addirittura meno dei greci addirittura. Il microfono, ecco, dicevi scusa? Lo stipendio dei greci è più alto del nostro, ecco. Però i greci sono falliti adesso, però in Europa, oltre ad avere lo stipendio più basso, abbiamo i prezzi più cari, quindi è un guadagno in più per i media. Ho capito. Bene, allora facciamo l'ultimo appello perché è importante, rimangono 15 minuti, molti di voi ci stanno seguendo da casa. Io... e partiamo dalla signora. Io volevo solo chiedere una cosa, siccome tutto ha avuto origine dall'inizio, da quando noi abbiamo lasciato una liberatoria nel non... praticamente abbiamo lasciato, non abbiamo dato la possibilità al signor Russo di far sì che i nostri soldi potessero essere lo stesso ancora a lui richiesti.
e da lì praticamente è iniziato tutto il calvario. Adesso, chiuso la fase di licenziamento, i punti vendita sono ancora chiusi, ma probabilmente a breve tempo, a breve termine, due punti vendita verranno aperti. Noi chiediamo solo questo, che ci stessero vicino a tutta la cittadinanza, perché se arriva un nuovo imprenditore e non aprirà di nuovo lui, non ci sarà nessun obbligo che verrà imposto al nuovo imprenditore a riassumere noi. Però a noi sembra una grandissima ingiustizia togliere persone che hanno lavorato 15 anni, 16 anni e prendere dei nuovi ragazzi. Solo questo chiediamo, che nel momento in cui dovesse accadere... Credo che, lo sapete benissimo, senza che ci prendiamo in giro, certo, perché dovete dire, sapete benissimo che le leggi che vengono agevolate oggi con le assunzioni di ragazzi a 18-20 sì, anni, addirittura li puoi scaricare per 3 anni senza pagare tasse allo Stato. Ma noi partiamo e da quindi, zero pure comunque sì, adesso. Sì, però... Anche noi abbiamo gli sgravi fiscali, sì, perché partiamo da zero. Col fatto del licenziamento che abbiamo ottenuto adesso, partiamo da zero. Nessuno ci possono anche gli sgravi fiscali. No, perché volevo sapere che le aziende che verrà a prenderà gli sgravi fiscali, perché noi siamo ricollocati in una lista di mobilità che arriverà da Reggio Calabria a breve. La differenza è che noi siamo già persone formate, però, rispetto a delle persone di 18 anni, di 20 anni. Dipende poi in merito a quello che la politica farà, perché voi sapete che tutto si muove in merito alla politica, che un supermercato che apre, che assume 30-40 persone, è normale che l'imprenditore gioca molto anche sul fatto politico, del potere di acquisto che ha l'imprenditore. Io credo in merito che succederà... alla sistemazione dei politici, lo sapete succederà benissimo la guerra. Come funziona. Funziona così che il politico passa dei nominativi in merito a quello che può avere in cambio questo imprenditore che sarà sulla piazza e, sì, o sbaglio. Sì, funziona sì, così. Sicuramente. Bene, se uno apre due supermercati dovrà assumere 40 persone, esatto, almeno? Certo. Bene, va dal politico di turno e gli dice guarda io devo assumere quello, dice io ti tutelo, ti faccio avere questo, ti do manforte sui supermercati. No, perché la domanda è questa, siccome se fosse stata firmata una liberatoria dalla famiglia Russo era stato detto che avrebbero garantito sul nuovo imprenditore per la ricollocazione nostra. Ma il prefetto in merito a questo ha chiesto garanzie? Sì, il prefetto... è scritto anche, sì. Lino. Allora mi domando e dico, allora era una finta, cioè se c'era la liberatoria ci avrebbe ricollocato, nel momento in cui non c'era la firma non ci sarebbe stata la ricollocazione. Sempre nuovo imprenditore sarà quello che arriverà. Cosa cambia il fatto che non abbiamo messo la liberatoria? Ho capito. Francesco, per concludere. Lino, io volevo chiedere innanzitutto alle istituzioni dell'INPS, come il sindaco, il primo cittadino, Sergio Abramo, ci ha dato parola. Guardandovi, scusate oggi, che ve lo dico, perdonatemi, perché sempre con grande rispetto, vi sto guardando in faccia e sto guardando tutte persone che hanno il massimo rispetto da parte mia e ve l'ho dimostrato. Sembra già una battaglia persa. Sì. Scusate, perdonatemi. Sono 3 mesi che siamo... Lino, e volevo ve lo dico con grande affetto. I perdenti siamo noi. No, ma lo sappiamo, ve lo dico con grande affetto perché sto guardando la vostra speranza. E lo so che non è facile, però malgrado le grandi battaglie, ti obbligano a fare violenza, veramente. Guarda, c'è una cosa che... io guardo, cioè, io non voglio prendervi in giro perché... Però guardando le vostre facce dico cosa c'è davanti, cosa c'è dopo, veramente viene lo sconforto. Non ti sento, non c'è il microfono, scusa. Ecco, c'è lo sconforto e quindi c'è come manco di rispetto a me stesso. Ma il sistema stesso che non ci tutela. Non ci tutela, signor Leno. Ed è permissivo nei confronti relativo ai soprusi. Purtroppo è dalla prima volta che diciamo che siamo vittime del sistema, perché purtroppo ci troviamo a questa situazione che non sappiamo nemmeno come fare. Sì, io voglio ritornare un attimo indietro alla domanda che faceva lei rispetto alle imprese. All'impresa, un imprenditore che deve fare, no? Certo. Io mi sarei aspettato da un buon lavoratore nei confronti della famiglia Russo che giorno 20 febbraio, quando avesse abbassato le serie cinesche, diceva boh, io ho preso questa decisione, vi licenzio, io dal 20 febbraio con il licenziamento ad oggi. Maggio. Io avrei percepito sicuramente una rata di disoccupazione, sicuramente mi sarei preso il TFR, sicuramente le mie vertenze verso l'azienda con cui ho lavorato, Europa 2000, le vertenze sarebbero andate avanti, ma sicuramente mi sarei trovato in una condizione migliore di come mi trovo ora. Invece ho dovuto lottare prima anche per ottenere il licenziamento, noi lottiamo ma otteniamo un licenziamento, non scherziamo. È assurdo. Cioè, noi
combattimmo, ma cioè, dillo se... diretto, dillo che... no, e parliamoci chiaro. Cioè noi ancora tuttora, dopo che da una vita che non prendiamo ancora per il cioè, caffè. Dovevate lottare per essere licenziati. Sì, esatto. Per essere licenziati, cioè una cosa proprio strana. Assurda. Ma questo il sistema lo permette. Cioè, sa, non è che qualcuno, cioè un ente, un'istituzione, un qualcosa. Interviene, dicevo, fai così, ma... io ti congelo l'azienda e quindi se tu tutela i lavoratori. Se a te ti beccano che rubi una gallina, a te ti arrestano subito. Anzi, manca solo l'arresto, poi sono a posto. Mi hanno fatto tutto a me, solo l'arresto umano. Cioè, se loro, giustamente, perché la rabbia poi viene rivolta anche verso di loro? Perché noi, oltre ad essere usciti sconfitti dall'azienda vecchia, con tanto amore, aspettando il 20 di febbraio perché ritornavamo dalla... Riva Azzurra, dalla vecchia proprietà? Sconfitti da là, come si dice, supracorne bastonate, no? Cioè, ho capito. E noi ci ritroviamo ad oggi che siamo quasi, quasi per esultare che abbiamo avuto il licenziamento. La miseria. Abbiamo parlato ancora niente. Sì, ho capito, questo l'ho capito anche in dialetto. Parlavamo prima, la collega parlava di mobilità. Sì. Mobilità cosa? Mobilità senza indennità. Perché realmente a oggi probabilmente noi non prenderemo l'indennità di mobilità. Certo. E a questo punto cioè, bisogna... un dipendente che ha lavorato 20 anni prenderà solo 8 mesi di disoccupazione. Voi vi siete comportati bene, non avete creato problemi neanche alla Digos, non avete problemi alle forze dell'ordine. Al momento no. Ecco, ribadisco, al momento. Io cioè, ho detto che, l'ho detto in questa trasmissione, chi sarà il sindaco... Prendete la famiglia e vi trasferite dentro il comune di Catanzaro. No, stamattina cosa... l'abbiamo detto lì, no? A Sergio gliel'ho detto, che dobbiamo venire qua. Lui giustamente riferiva per quanto riguarda le istituzioni, ci darà una mano, però sul fronte privato giustamente lui non può intervenire. Io volevo fare un appello al Presidente della Regione, all'onorevole Scopelliti. Il 29, 30, 31, una di queste tre date ci sarà il Presidente Scopelliti in trasmissione. Sì. Eventualmente fate una telefonata e parlate di... Ma noi no, Lino, no. Un'altra volta, no. No Lino, perdonami. No, vogliono venire in trasmissione, no. Adesso bloccateli al cancello, non li fate entrare. Lino, volevo dire andremo a trovarlo, anche il Presidente, andiamo alla Regione a trovarlo e ci darà, credo, spero. E il Presidente può intervenire, della Regione può intervenire, come è intervenuto Sua Eccellenza il Prefetto. In quanto anche a... Ma sui privati come fa a intervenire? Cosa cambia? Vabbè, nel sud oggi abbiamo avuto una notizia, che comunque si è attivata la macchina giudiziaria. Sì. Perciò realmente... le autorità competenti stanno... Guardate che non voi state piangendo come dipendenti. Per quanto riguarda la chiusura delle aziende dove eravate, stanno piangendo tantissime imprese. Assolutamente. Che io ho un cliente che ho sponsorizzato anche in trasmissione, Vittorio Macri delle Mozzarelle, che io sapevo la cifra che si era fermata a 100.000 euro il danno che aveva avuto. Non so se ha superato i 100.000 euro, ma ci sono aziende come Guglielmo, Mauro del Capo tantissime. Ed altre aziende che hanno rimesso chi 200, Fonte chi 300.000 e tante altre aziende hanno rimesso, dove voi lavoravate, hanno rimesso tanti soldi. E questo non è giusto nei confronti di chi lavora, delle imprese, che fare un danno, dico, a un operatore come Vito Macri, che ci mette 100-150.000 euro di mozzarella e ci rimette... per servire, per dare, e questi li pagavano ogni 6 mesi. Ma io dicevo, bloccate le forniture, no, poi non mi paga i 6 mesi. Ma qui siamo a livello cioè veramente allucinante. Vabbè, le 100.000 euro di Vito Macri equivalgono alle 20.000 euro nostre, perciò sì, dico, vabbè, siamo... ripeto che ci sono molte imprese che ci hanno rimesso, sì, tantissime. Io ne conosco anche Acqua Calabria, so che ci ha rimesso, sì, come impresa, ci ha rimesso già con una società di Reggio Calabria che aveva chiuso, che licenziato. Ma ad oggi chi non ci ha rimesso è solo uno. Ho capito, benissimo. Allora perciò stavo dicendo che concludo il concetto. Sì. Le autorità si sono messe in moto, noi stamattina abbiamo avuto conferma. Anzi, direi una cosa, che molte imprese, scusami, sì, volevano venire in trasmissione e denunciare questi imprenditori che hanno fatto un buco, cioè a quelli che... I soldi che ho contato io, velocemente, di 4-5 che ho sentito e che mi hanno chiamato, si parlava di 1 milione, 1 milione e mezzo di euro, solo 5-6 imprenditori. Sì. Dico, parlo di 5-6 imprenditori, immaginiamo quello... Di solito succede questo, dicono questo succede nei supermercati, voi che siete esperti, quando la Galbani non fornisce, esatto, più, c'è vuol crisi, dire che la c'è qualche problema, sì, sì, sta chiudendo. È vero. Sono i blocchi.
Ecco, vabbè, è un blocco amministrativo. Ci sono dei blocchi amministrativi. Ogni volta mi vesti, la Galbani ha bloccato, bene, 6 mesi vita e ciuri. Così è. Galbani, Ferrero. Galbani e Ferrero, bravo. Galbani e Ferrero, le aziende leader. Quando Galbani e Ferrero non danno più merce, infatti, cosa guardano i rappresentanti e i venditori? Vanno a vedere se dentro il supermercato c'è Galbani e Ferrero. Perché il locale no, Lino, il locale giustamente il locale, lui vuole vendere, vuole produrre. Però il locale accontenta un imprenditore catanzarese o calabrese e poi viene fregato. Viene fregato, non è giusto. Bellissima così. Prego, dicevi. Stavo dicendo, dobbiamo chiudere. Le autorità competenti si sono attivate per vedere se ci sono le responsabilità tributarie e penali addirittura. Tributarie e penali? Addirittura sì. Bene, guardate, io ripeto, sì, dobbiamo chiudere. Allora, io voglio dire una cosa, ripeto, quello che sto vedendo è di gente che spera, si dice che la speranza Torino, volevo è l'ultima a morire. Perdonami, ti volevo interrompere. No, però sto interrompendo. Io vorrei dire solamente una cosa. Vai. In questo momento noi ci sentiamo umiliati. No, no, ma io capisco. Perché non ci possiamo permettere quello che vorremmo dare ai nostri bambini. Sì. Ma chi si deve vergognare vero e proprio sono loro, non noi. Chi si devono umiliare veramente. Ti assumi la responsabilità di quello loro, che dici. Ti assumi la responsabilità di quello che dici. Perché applichi l'articolo 21. Io te lo faccio dire, però capisci che noi siamo responsabili di questa trasmissione. Loro possono dire perché noi ci dobbiamo vergognare. Quindi diritto di replica. Però tu rappresenti. Loro chi ci deve dare i soldi. Loro chi vi deve dare i soldi. Ecco, benissimo, senza fare il nome, lei ha detto in questa maniera. E comunque devo in qualche maniera. Possiamo, siamo liberi. Lino. No, noi questa trasmissione è libera, però quando uno dice una cosa deve dire la cosa che dice, ma deve essere anche documentato con tutte le situazioni. Noi non abbiamo diritto di replica che abbiamo dato a tutti, e che tranne l'avvocato, quando c'è stato i candidati a sindaco, altri non hanno risposto, preferiscono il silenzio. Noi rispettiamo questo silenzio, però Lino, scusa, ma 10 mesi che non abbiamo stipendio, più documentazione di questa ci deve essere? No, io ripeto, attenzione, questo è sempre quello che voi mi dite e quello che voi documentate, eccetera. Poi è normale che lui come imprenditore o chi è imprenditore vorrebbe rispondere diversamente. Non lo fa, noi abbiamo dato diritto di replica, vuol dire che il silenzio è consenso. Lino, scusami, di quello che voglio è la chiudere, verità. Voglio dire soltanto due parole. Come si suol dire, piangere un morto sono lacrime perse. E cioè ormai abbandoniamo dovete il tutto. Dovete pensare il futuro. Il futuro. Pensare. Io spero che quando riaprirai la trasmissione a ottobre. Già sarete qua. No, io spero di sapere notizie positive che avere trovate possibile lavoro. Notizie che le aziende, diciamo tutte e tre aziende, possono risolvere il problema nostro. Possiamo però riavere posso lavoro. Posso darvi un consiglio personale. Io sono convinto di una cosa, che in questo momento tutti voi vi dovete attivare per vedere cosa dovete fare, perché guardate che tolta l'attenzione di articolo 21 poi cade il silenzio sui vostri problemi. Secondo me già dovete pensare, però il microfono, allora, tranne che c'è una forte protesta, ma alla fine metti il microfono, perché andate in piazza, il responsabile è un privato solamente. No, oramai non cioè, capisci che voglio dire, Francesco, dico a voi, è un privato contro, tra virgolette contro, dei dipendenti che sono stati oggi licenziati, quindi è una cosa tra un privato, allora immaginate se dovessero scendere in piazza tutti i privati, dipendenti privati con le aziende private, sarebbe una rovina. Qui in trasmissione, quello che noi abbiamo fatto, noi abbiamo fatto questa cosa perché siete 79 persone, quindi 79 famiglie, ma di queste storie, ma non di 79 dipendenti, di 10 dipendenti, di 5 dipendenti, di 15 dipendenti, ce ne sono a centinaia. Se dovessimo invitare tutti quelli che hanno problemi come voi, qui sarebbe un pianto continuo, tra virgolette inteso, di lacrime amare di quelli che sono disperati e che in questo momento hanno risposte. Questa terra vive sempre grazie all'appoggio dei parenti, dei nipoti, dei cugini, e grazie a Dio in qualche maniera si trova la risposta. E chi non ce l'ha è veramente amaro. Volevi dire un'ultima cosa? Sì, Lino, io mi auguro che le aziende che ci guardano, gli imprenditori che ci guardano, non fanno di noi delle mele marce, nel senso che chi ho ci capito vuole, cosa vuoi dire. Perché dicono, penso che magari dico, pensano che questi ragazzi qua creano solo problemi nell'azienda, invece noi siamo stati dei grandissimi lavoratori, lo sappiamo, senza qua. Mai questo guardare un applauso, a voi guardare orari di lavoro eccetera eccetera,
10 euro al giorno, cioè non abbiamo mai guardato queste cose. Siccome conosco le imprese dove lavoravate, venivo anche all'interno, che voi siete stati dei grandi professionisti, sì, che avete messo all'opera tutto quello che voi potevate mettere, anche sacrificio, orari, e non guardavate nulla per poter mantenere la famiglia e lo stipendio. Di questo nessuno vi può rimproverare. Auguri. E in questo momento io sono sempre a disposizione, speriamo che il sogno di una Calabria migliore ci sia anche per i lavoratori. Pensate che l'Istat dava questo dato incredibile: sono povere 23 famiglie su 100, al nord 4,9, il 67% delle famiglie, il 68% delle persone povere non risiedono nel mezzogiorno, e quindi c'è un problema serio legato all'occupazione e anche al nero. Grazie, ci vediamo dopo la pubblicità per chiudere.